Come diventa un PC con un hard disk SSD? Andiamo ad aprire le risorse. Si è aperto subito, immediatamente. Andiamo ad aprire una pagina internet. Vedete? Andiamo ad esempio ad aprire questo documento. Proviamo ad aprire un programma pesante come AutoCAD. Si è aperto in breve tempo. Prima, con l'hard disk normale, AutoCAD ci metteva circa 45 secondi per aprirsi. Ecco, gli SSD si trovano in commercio per non molti soldi, dipende dalla loro capacità. E se avete esigenze solamente per casa potrebbe bastare anche 120 gigabyte e quelli si trovano in media sui 20 euro. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale e mettete like se volete vedere l'intera trasformazione da SSD, da hard disk normale a SSD. Ciao.